ti ringrazio. Nazareno Polini, laureato Scienze Naturali all'Università di Camerino. Come ci sei arrivato ai laghetti di Porto Potenza? E come studenti e poi appena laureati, Legambiente ci ha contattato per fare, insieme ad altri miei colleghi, ci ha contattato per fare dei censimenti della fauna nelle varie oasi che gestiva nella provincia di Macerata. E tramite questi censimenti venivamo anche in questa oasi qui di Porto Potenza, che come vedete sono dei laghi artificiali, sono dei laghi che si sono formati dopo delle cave per l'estrazione di ghiaia, e da questi laghetti si è formato un ambiente favorevole alla sosta, nidificazione e comunque transito di moltissime specie di uccelli acquatici, e quindi è diventata di interesse naturalistico questa zona, e è stata istituita questa oasi tramite la provincia di Macerata. Da qui si sono susseguiti questi censimenti, venivano effettuati tutti i mesi per tutto l'arco dell'anno, e durante il periodo invernale ci sono stati picchi di sosta in queste zone, cioè in questi laghetti, e questa sosta raggruppava anche 600-700 animali contemporaneamente in questi laghetti. E poi abbiamo, oltre al numero che è consistente, ma il numero di specie che transitavano in questi laghetti erano specie di interesse comunitario, come per esempio la moretta da baccata, il tarabusino, che quando fu istituita l'oasi erano nidificanti. Ora la moretta da baccata non è stata data più come nidificante, però si è sostituito il fistione turco, che è un'altra specie di interesse comunitario, che nidifica da una decina d'anni. Si sono trovati, la nidificazione sia probabile all'inizio e poi la nidificazione certa negli anni successivi. Perdonami se ti interrompo, quando hai iniziato a controllare, quest'oasi? Quindi allora, quest'oasi si è iniziata a controllarla agli inizi del 2000, quindi 15 anni fa circa. Una quindicina di anni fa, e da 6-7 anni non viene più fatto un censimento standardizzato come veniva fatto prima, perché fondi europei, fondi dalla provincia non ci sono più per la gestione delle oasi. Questi erano fondi che venivano stanziati per sia la gestione e sia per censire tutte le specie e valutare se l'oasi era fruttuosa o no per le specie per la quale era stata istituita. Qualche informazione di più sull'oasi, cioè nel senso, cosa significa essere un'oasi, cioè che questa è un'oasi o no? L'oasi che viene considerata qui ai laghetti Porto Potenza come in altre aree è oasi di protezione, che vuol dire una zona dove sostano, nidificano o transitano degli uccelli di interesse comunitario o comunque protetti per quanto riguarda la fauna italiana, e quindi viene preservata la caccia in queste aree. Il problema che c'è stato in questa oasi è quello che è privata, quindi c'è solo il vincolo della caccia, il vincolo legato a, non so, alla costruzione, al deturpamento dell'ambiente non c'è. Va bene, però questo è stato un problema, perché con Legambiente sono state delle lotte con il comune, con i proprietari, eccetera, per cercare di preservare al meglio l'area. Adesso è un po' tutto fermo, sembrerebbe tutto fermo, speriamo che i proprietari si sono sensibilizzati a queste problematiche. I proprietari, perdonami, stiamo parlando di, o all'epoca o tuttora?
Di chi è la proprietà? I proprietari non li so, sono di vari proprietari che sono quelli che hanno fatto la piantumazione di alcune essenze che stanno nell'oasi, che sono essenze esotiche anche, quindi palme e altre specie non della zona. Poi volevano fare delle villette palazzine. In quella zona qui, delle palazzine, e questo intervento noi lo sconsigliavamo vivamente, perché comunque era comunque un apportare disturbo a questa fauna. È vero, legalmente non c'è nessun tipo di divieto a questo, però se uno è possibile con questi vincoli il comune che possa, per tutelare il territorio, possa chiedere quantomeno non l'espropriazione, sì, l'espropriazione, no, l'espropriazione, però può dare delle indicazioni sia paesaggistiche sia attraverso il PRG, attraverso la legge interna al comune, può dare delle direttive. È una delle poche oasi di sosta e di riposo che ci sono per queste specie. Per quanto riguarda questa tipologia di ambiente, sì. Ora da qualche anno sono stati fatti dei miglioramenti nel parco della Sentina, che si trova sulle foci del fiume Tronto, vicino alle foci del fiume Tronto. E poi lungo la costa marchigiana non c'è pochissimo, niente, o comunque tutto quello che c'è è libero alla caccia, quindi gli animali che si fermano vengono subito spaventati o comunque uccisi. Invece in quest'oasi rimangono perché non c'è disturbo apparente, cioè, perché comunque sia negli anni si sono fatte lotte sull'uso che si voleva fare di questi laghetti. Si voleva utilizzare il laghetto con lo sci nautico, quindi era stata iniziata questa attività, e questa attività veniva fatta nei periodi, diciamo, abbastanza delicati della riproduzione di alcune specie. Ci puoi dare un accenno, naturalmente veloce, perché non pretendo allora, delle specie che ci sono, sì, quelle più famose e quelle più... Allora, le più comuni sono i tuffetti e le folaghe, che sono qui tutto l'anno, e poi ci sono i germani reali, che sono delle specie introdotte in questi laghetti, sono state introdotte, sono praticamente state comprate e lasciate qui. E oltre a queste due specie, il tuffetto e la folaga, ci sono il fistione turco, da una decina d'anni che ci nidifica più o meno, e il tarabusino, che viene a nidificare, poi durante l'inverno va via, torna in Africa, viene solo alla nidificazione. E poi ci sono tutta una serie di specie che di interesse comunitario e comunque che si fermano in sosta, che non vengono disturbate, che sono tutte le anatre di profondità principalmente, quindi quelle che si tuffano, le cosiddette tuffatrici, quindi il moriglione, la moretta tabaccata, che appunto è una di quelle, sì, delle direttive abbastanza protetta. Poi ci sono c'è la moretta comune, passano mestoloni, fischioni, canapiglie e altre anatre, e poi tutti gli uccelli legati al canneto, come il tarabusino che avevamo detto prima, ma anche le cannaiole, cannariccione, forabaglie e altri piccoli uccellini che nidificano nella zona delle cannucce. Ho capito. I proprietari volevano crearci un parco dove poteva essere fruibile dalle persone, sì, che come idea non è sbagliata, non è contro, certo, l'ecologia del paesaggio.
L'uniche accortezze che andrebbero prese sono quelle di, diciamo, i vincoli disturbare, disturbare il meno possibile la fauna durante i periodi più delicati. Infatti è questo che ti volevo chiedere, per gli inesperti, diciamo, quali sarebbero i periodi più delicati e dove uno dovrebbe stare più attento? Nel periodo riproduttivo, che va da inizi di marzo fino ad agosto. E i posti principali, diciamo, sono all'interno, sui bordi del lago e all'interno delle canne, quindi dovrebbero stare principalmente attenti. Principalmente lì, però il disturbo che può essere fatto con una barchetta o addirittura con lo sci d'acqua in mezzo al lago, certo, quello crea disturbo, certo, comunque per le persone che passano. Se rimangono dietro le siepi e osservano gli uccelli, poi il disturbo è comunque sempre relativo a, certo, quando l'uccello si sente minacciato, certo, perché se l'uccello vede che le persone passano e non danno fastidio direttamente, non vanno in mezzo alle cannucce, non si sporgono sulle rive dove stanno in nidificazione, il problema non è relativo. Se c'è una coscienza delle persone che fanno la passeggiata intorno al lago, il problema non c'è. La famosa coscienza civica. È la coscienza, la famosa. Ok, grazie di tutto e per il tuo tempo a disposizione.